Però nel momento in cui queste persone cercavano di superare un confine con della polizia all'urlo di Allahu Akbar, e beh, allora a questo punto, ragazzi, parliamoci chiaramente, non sono tutti buoni, non hanno tutte buone intenzioni ed è un diritto di ogni paese sapere chi entra nel proprio territorio. Lei dice non prendiamo gli islamici, questo sta dicendo? Sta dicendo non prendiamo gli islamici? No, sto dicendo, attenzione, una persona che urla Allahu Akbar e cerca di entrare nei miei confini, Dio lo vuole. Io starei ben attento a farlo entrare. Dio lo appunto, vuole. Sappiamo che anche è il grido di guerra islamico. Quindi, lei dice che è un segnale di estremismo? Non lo so, tutto, guardi, tutto è plausibile. È proprio lo Stato Islamico e i portavoce dello Stato Islamico che hanno detto che loro sono pronti a infiltrare almeno 4.000 combattenti all'interno di questi migranti, non lo dico io. Quindi dobbiamo stare attenti, ci vuole ordine, bisogna capire che persone entrano. Allora, lei due cose mi ha detto. Intanto facciamo attenzione attenti, perché non si sa mai chi entra. Chi lo sa, ci si può affidare dei curdi, ci saranno estremisti islamici anche loro affiliati all'ISIS o a robe del genere, questo mi dice. La seconda cosa è, ma perché non se ne restano in Croazia o in Slovenia? Ma è per dire, o non si integrano in Turchia? Se queste persone scappano dalla guerra, cercano di andare nel primo paese per poi ritornare una volta allora, che la guerra è finita. Ho capito, la quarta pelle dov'è? Eccola qui. C'è qualcosa che non funziona.